Bentornato nel mio canale YouTube. Piacere di conoscerti. Come ti senti oggi? Torna un fine settimana, così possiamo godercelo con gli amici e la famiglia. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è sabato 28 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Toro. Segno fortunato. La kermesse della sensibilità. La sensibilità fa già parte del vostro DNA, ma oggi, con la luna nel segno, armonica al sole e a Nettuno, tocca livelli altissimi, siete persone deliziose e saranno in molti ad accorgersene. Serenità e dolci aspettative anche nei sentimenti, è di nuovo sabato e siete già pronti per il vostro weekend campagnolo, kermesse di colori già più tenui e di proposte enogastronomiche da leccarsi i baffi. Più tenera e meno urgente anche la passione amorosa, il rapporto si consolida e se ancora non ci siete passati, cominciate a pensare all'anello. La vostra energia, in pista con la preparazione degli esami, comprendete il loro mal di pancia. L'avete provato tante volte. Nel rapporto di coppia è in atto una trasformazione, un cambiamento. Non è detto che questo debba essere necessariamente positivo e potrebbe necessitare della vostra attenzione e del vostro buon senso per operare le scelte giuste e corrette. Alcune coppie potrebbero separarsi di comune accordo disfacendo progetti e allontanandosi reciprocamente. I single si potrebbero sentire bloccati e arenarsi in situazioni anche banali e relativamente semplici. Qualche piccola novità interesserà la giornata di oggi. Possibili gradite sorprese da Capricorno e Arieti? Qualcuno sta cercando di attentare alla vostra privacy, non permettete che intrusi vi giudichino e, soprattutto, che mettano il naso laddove non è consentito. Per intenderci, difendete a denti stretti la vostra privacy. Vorrai comprarti di tutto di più. Prima di spendere, fatti un po' di conti. Dedica più tempo alla famiglia. Sbarazzati di cose e vestiti inutili. Potreste avere qualche discussione che riguarda il lato economico di una questione, non polemizzate e carcate di essere sempre pronti ad ammettere le vostre responsabilità se ne avete. Provate a chiedere a un vostro conoscente il motivo di un suo comportamento che vi ha dato qualche dispiacere di recente. Se non altro riuscirete a capire anche perché si comporta in un certo modo. Difficilmente oggi incontrerete ostacoli. Anzi, tutto vi sembrerà tremendamente facile e imputerete la cosa solo alla fortuna. Assicuratevi che la persona che vi sta accanto abbia la comprensione meritata. Non lasciatela sola. Oggi potreste incontrare delle persone che vi stanno antipatiche o con le quali non avete un buon rapporto. Anche in amore sono possibili incontri fuori della norma e poco piacevoli. Alcune pratiche si stanno arenando e di brutto. Informati bene e fai qualcosa per smuoverle e avvantaggiati anche di qualche amicizia. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Vivete nel bel mezzo di un'ottima fase, che dovete sfruttare con criterio organizzativo, distribuendo il vostro tempo in modo da poter fare tutto quello che vi siete proposti. Oggi riuscirete a capire perfettamente quello che le altre persone realmente vogliono, anche quando lo esprimono in modo vago, contorto e ambiguo. Momenti dolcissimi e coinvolgenti in campo sentimentale. Mercurio in Vergine, segno vostro amico fidato sulla ruota dello zodiaco, vi supporta, portando il vostro carattere mansueto e amante del quieto vivere, ad adottare un modo di essere zen, equilibrato e quasi distaccato. Con intelligenza non vi lasciate scalfire da persone e situazioni che tendano a mettere alla prova la vostra proverbiale pazienza. Nel contesto familiare c'è senz'altro bisogno di mettere ordine e provare a ragionare con chi, dei vostri parenti, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle, non vuole arrivare a una posizione di compromesso. Questa ipotesi si rivela più incisiva se siete nati dal 14 al 18 maggio. Le storie nate ad agosto profumano di sensualità. I piccoli disguidi potranno essere facilmente risolti nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, dovete esaminare bene quali sono le vostre esigenze e date ascolto solamente a persone di cui vi fidate ciecamente. Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze,
quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l'entusiasmo. I vostri pensieri prenderanno il largo, se non agirete subito d'istinto. Evidentemente avete bisogno di scaricare tutta la tensione che avete accumulato, nonostante tutto quello che è già accaduto. Forse non è bastato per sbarazzarvi della sensazione di insoddisfazione che vi ha pervaso a lungo negli ultimi mesi. Non abbiate rimorsi, tanto avete già deciso quale debba essere la vostra strada, quindi abbracciatela totalmente. La vostra giornata fortunata, primo perché è sabato, giorno griffato dal vostro astro guida Venere, poi perché avete la Luna nel segno, in buona armonia con il Sole, Nettuno e Plutone, infine perché avete un ottimo carattere, disponibile a lasciar correre sgarbi e inadempienze altrui. Amore ed Eros, con il partner siete pappa e ciccia, amanti, amici, compagni di scorpacciate erotiche e di vita. Progettate un viaggetto per due, che sia davvero una seconda o una terza luna di miele, anche l'ennesima se adorate spostarvi in coppia e le vostre incomprensioni le risolvete in treno, in aereo o davanti a scorci naturali mozzafiato. Anche nel giro delle amicizie vi amalgamate a meraviglia, senza rivalità o critiche da parte degli uni o degli altri. La luna è piuttosto parca di dolcezza ma, nonostante ciò, continua a elargire soddisfazioni in ambito sentimentale. Un senso di benessere vi pervade, non lasciatelo scappare. È necessario non lasciarvi frastornare da stupide gelosie se avete da poco cominciato una storia sentimentale. Il vostro carattere a volte possessivo potrebbe saltare fuori e crearvi qualche lieve intoppo. Se invece siete in una relazione di lunga durata, sarà Nettuno a darvi lo spunto per un prossimo viaggio da realizzare in compagnia della persona che avete accanto e che vi allontanerà un po' di monotonia avvertita negli ultimi tempi, specie se nati nella terza decade. Lavoro e denaro, la vostra sensibilità vi rende gentili e soccorrevoli con i colleghi in difficoltà, amichevoli con il capo e disponibili con tutti. Particolare fortuna per chi cerca lavoro all'estero o parte alla volta di una università straniera, vi troverete subito bene adattandovi all'ambiente e al nuovo stile di vita. Voglia di teatro e mostre d'arte, se il brico vi tenta. Lasciatevi tentare. Avete difficoltà a valutare obiettivamente fatti e situazioni. Forse riponete troppe aspettative negli altri. Contate di più su voi stessi e non ve ne pentirete di sicuro. L'impegno che dimostrate nell'attività professionale vi vale la stima e l'appoggio di tutto il vostro ufficio perché è proprio vero che voi siete il segno più stacanovista dell'intero zodiaco. Benessere, forma perfetta, sensibilissimi alla qualità ambientale e al clima, ma abbastanza elastici per adattarvi senza registrarne le variazioni sul corpo e sull'umore. Continuate ad indossare i vostri cristalli portafortuna, quarzo rosa, crisoprasio, olivina, verde e rosa anche per l'abbigliamento, sempre consigliato il bracciale di rame, metallo del segno. Datti la libertà di prenderti cura di te prima che del mondo intero. Controlla quotidianamente la dieta e il ritmo degli esercizi quotidiani. Questa è una grandissima responsabilità personale. Per lei, alle amiche curiose non potete che confermare che va tutto straordinariamente bene, se avete trovato la vostra mezza mela. Si spiega la vostra faccia felice. Per lui, dedicato agli scapoloni, la vostra vita sentimentale scapigliata reclama un punto fermo e ritmi più regolari. Se intravedete la persona giusta, placcatela. Colore delle emozioni, verde erba. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.